Per pura fortuna non ha colpito nessuno, perché lì di solito ci sono i miei clienti a sedere che si erano alzati 30 secondi prima. Ore 19:30, un calcinaccio si stacca da questo edificio e cade a terra. Nessuno è rimasto ferito, come ha raccontato la co-titolare del Pino Bar Stefania Piscopo, ma tanto è bastato per far scattare la chiamata ai vigili del fuoco. I pompieri intervenuti con due mezzi in corso Matteotti a Fano hanno constatato la pericolosità del cornicione, che rischiava di staccarsi finendo proprio davanti al locale. Da lì la telefonata anche al comune di Fano e alle forze dell'ordine. Un posto centrale a Fano, vicino fra l'altro a degli locali molto conosciuti e molto frequentati, e quindi siamo intervenuti subito come Protezione Civile, come Comune di Fano, per transennare questo edificio. I prossimi giorni la proprietaria, il proprietario dell'immobile farà dei lavori di messa in sicurezza per poi arrivare a un intervento che risolva e renda tutti più tranquilli affinché non succeda nulla come invece stasera è successo. Non è stata necessaria l'evacuazione, ma il dirigente degli uffici pubblici, Adriano Giangolini, oggi ha firmato sia un'ordinanza che impone il divieto di transito e di occupazione di suolo pubblico, sia una diffida dirigenziale ad adempiere nei confronti del proprietario dell'immobile, che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza entro tempi rapidi. Già questa mattina c'è stato un primo sopralluogo dei tecnici. Per precauzione l'intervento è stato tempestivo, opportuno, quindi grazie a chi ha segnalato l'evento, grazie ai vigili del fuoco, alla protezione civile e soprattutto ci possiamo dire fortunati, perché non è successo niente e dunque nessuno si è fatto male. Intanto, fino a che non verranno eseguiti i lavori al Pino Bar, rimarranno chiusi i due ingressi principali. Finalmente col Covid riuscivamo a lavorare, adesso vabbè, speriamo che si tratti di pochi giorni. Qui chi si ferma è perduto, già si è stati fermi anche troppo tempo per quanto mi riguarda, per cui non possiamo assolutamente perdere tempo, insomma. Pur di mantenere aperto il locale, è stato predisposto un percorso alternativo. Per fortuna abbiamo un gazebo di fianco, per cui abbiamo un'altra entrata, se no come è successo al negozio di fianco, l'erboristeria, deve stare chiuso perché quella è l'unica entrata.